Questi tipi di video sarebbero più adatti rispetto a quelli creati ad hoc, perché sono sicuramente innovativi. Ma non dico che l'audience non guardi entrambi, non è che una cosa esclude un'altra. Per dire, tutti quanti guardiamo o i giornali di carta stampata o online o il telegiornale e allo stesso tempo guardiamo un programma da approfondimento. Sono due cose e la notizia, cioè, fa sensazione. Possono assolutamente coesistere. Un'ultima domanda e poi lascio parlare voi. Volevo sapere, da un punto di vista delle aziende, delle imprese, perché dovrebbero scommettere più sui fenomeni emergenti di YouTube che più sui social network, che sono quelli che gli permettono di avere un'infinita pubblicità? Per esempio, sappiamo benissimo che l'organizzazione delle